maestri delle arti e del teatro, gradite queste offerte per la buona riuscita dello spettacolo. Proteggete gli artisti e il loro pubblico. Lo spettacolo delle ombre inizia con un omaggio cerimoniale agli antichi maestri del teatro, della musica e della danza, per ispirare gli artisti e propiziarne la salute e il successo. Seguirà il combattimento delle scimmie. La scimmia bianca, che rappresenta il bene, lotta con la scimmia nera, il male, e la conduce in catena al cospetto del gran maestro, che la convince a cambiare vita. Le due scimmie si allontanano in amicizia. Della principessa Sedan, sua moglie. Anumana, l'astuta scimmia bianca, riesce a svelare l'imbroglio accendendo il fuoco sotto la tinta morta. E presente, figlio del re dei demoni, muore guerra a Preleate e all'esercito dei buoni. Ma né con le frecce magiche di Pele, né fingendo di uccidere la principessa Sedan, riesce ad avere la meglio. Preleate, il generale dei buoni, ferisce il malvagio Endracete, che dapprima guarito dal latte miracoloso della madre, viene poi sconfitto definitivamente. La sua testa viene portata sul piatto nel mondo degli dèi e il buon principe Berghem si allontana vittorioso con il suo seguito.